Tutto è iniziato nel 2013, quando mi sono licenziato dal mio lavoro e ho deciso di aprire un negozio online. Ciao amici e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della mia storia di successo, come sono passato da zero a imprenditore di successo. Tutto è iniziato nel 2013, quando mi sono licenziato dal mio lavoro e ho deciso di aprire un negozio online, una tipografia online. Pensavo che sarebbe stato facile, ma dopo poco tempo mi sono accorto che non era così. Ho dovuto affrontare molti ostacoli e imparare molte cose per far decollare il mio business. Ho dovuto imparare a gestire un sito e-commerce, a promuovere il mio negozio online sui social media, a gestire il mio tempo in modo efficace e tante altre cose. Inoltre, ho dovuto affrontare la concorrenza di altri negozi online e cercare di distinguermi per offrire un servizio di qualità ai miei clienti. Nonostante queste difficoltà, ho deciso di non arrendermi e di cercare altre opportunità. Così ho iniziato a fare dropshipping, cioè a vendere prodotti di altre aziende sulla mia piattaforma online senza doverli acquistare o avere un magazzino. In questo modo potevo offrire una vasta gamma di prodotti ai miei clienti senza dover investire in magazzino. Ho anche iniziato a fare trading, ho investito in immobili e ho venduto su Amazon, dove anche in questo caso ho dovuto imparare come creare una pagina di vendita efficace, come promuovere i miei prodotti e i miei investimenti e come gestire le spedizioni. Nonostante queste attività mi avessero permesso di guadagnare, mi sono reso conto che erano lavori che mi legavano a una determinata attività e che se un giorno avessi smesso di farli non avrei più guadagnato. Così ho deciso di diversificare le mie fonti di reddito e di investire in altre opportunità. Ho iniziato a collaborare con Cashflow Setup, dove nell'ultimo anno abbiamo avviato più di 1000 franchising online, creando nuove opportunità di guadagno per molte persone. Se non conosci il nostro modello di business, ti lascio nella descrizione del video un webinar completamente gratuito. Quindi, grazie a tutte queste esperienze, ho imparato come far crescere un'azienda e come aiutare gli altri a raggiungere il successo. Inoltre, ho scoperto che condividere la mia storia e le mie esperienze con gli altri può essere molto gratificante. Ecco perché ho deciso di aprire questo canale YouTube e di condividere la mia storia con voi. Spero che possa essere di ispirazione per chiunque vuole intraprendere un percorso simile al mio e che possa aiutarvi a evitare gli stessi errori che ho commesso io. In conclusione, il successo non è mai facile e ci sono sempre ostacoli da affrontare. Ma se si lavora sodo e si è determinati e si cerca sempre nuove opportunità, allora è possibile raggiungere i propri obiettivi e creare il proprio successo. Non arrendetevi mai e credete sempre in voi stessi. Se volete scoprire i 5 consigli per diventare un leader nella vostra industria, guardate il prossimo video. Alla prossima!